detto fatto, amici cari, eccoci con un paesaggio delizioso alle nostre spalle, ma soprattutto eccoci con Alberto e Marco Stocco. Allora, prendiamoci i tempi giusti. Alberto, spieghiamo subito geograficamente, territorialmente, dove ci troviamo. Eccoci qua, intanto noi siamo proprio ubicati in mezzo, nel cuore del Prosecco Superiore di OCG, all'interno dell'area del Prosecco. Siamo proprio, come dice il nostro stesso motto, dove il Prosecco incontra il mare, perché proprio qui a perdita d'occhio potete vedere e gustare tutto il territorio del Prosecco che arriva fino a Trieste, quindi ai confini del Prosecco e tocca il mare. Ecco, questa è un po' la nostra ubicazione, siamo proprio nel cuore, siamo a metà tra Val d'Obbiadene e Conegliano, proprio nel cuore del Prosecco Superiore di OCG. Allora, naturalmente, grande cucina, grandi vini e ricezione turistica, tutto a suo tempo. Marco, che cosa hai preparato? Perché dobbiamo, insomma, anche se in pochi istanti, testimoniare questa frase importante: dove il Prosecco incontra il mare. A te. Certo, abbiamo fatto un involtino di branzino con melanzane, basilico e verdure di stagione, che cerchiamo di abbinare la cucina marinara a quelli che sono i prodotti stagionali delle nostre zone, e quindi abbiamo fatto queste verdure, tra l'altro marinate nel prosecco di OCG, per rendere la territorialità quali sono i nostri prodotti più importanti. Io ho detto Alberto e Marco, in realtà qui siamo a Ca' del Poggio, che è un posto veramente delizioso ed è un posto molto conosciuto da chi ama la buona cucina e il buon vino. Qui, oltre al fatto che c'è un discorso di ristorazione, c'è anche un discorso di ricezione turistica. Qui si può dormire, insomma. Certo, 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 perché il nostro territorio va valorizzato e cerchiamo di rendere turista, certo, gradevole alle nostre zone, insomma, che piaccia alle nostre zone. Ultima battuta, dai. Alberto, c'è una gondola, cosa avete combinato? Guarda, questo è stato un segno identificativo proprio del nostro territorio, della nostra storia, il Veneto in senso rappresentato da Venezia. Oggi noi diventiamo le colline del Prosecco e speriamo di dare attraverso il Prosecco una spinta importante. La gondola l'abbiamo posizionata qui, è stato all'inizio forse un po' kitsch, ma oggi è apprezzata da tutti, soprattutto da chi viene a visitare le nostre zone, che come giustamente ricordavi siamo a metà e proprio al centro del Veneto. Terre, sapori e vini dal comprensorio territoriale della Val d'Obbiadene, provincia di Treviso. Stiamo parlando del grande Prosecco, stiamo parlando di sapori meravigliosi, di amici incredibili. Oh, Giavera del Montello, abbiamo raggiunto Giavera del Montello, sono con Giovanni Merlo, grande chef. Buongiorno. Senti, prima di parlare del piatto, prima di parlare del Prosecco, mi dici dove siamo? Perché io faccio finta di non sapere mai nulla. Dove siamo? Allora, siamo a nord di Treviso, in una collina, che è tra Val d'Obbiadene e Treviso, si chiama Montello, appunto. È una collina insomma ricca di tradizioni, dove spesso i trevigiani vengono a passare il fine settimana, il sabato o la domenica, a mangiare con la famiglia, respirare aria buona, respirare un po' di aria buona. Il locale si chiama La Paterna, siamo all'agriturismo La Paterna a Giavera del Montello, appunto. Belli. E insomma si mangia bene, ma questo lo dico io, non può dirlo lui. Senti Giovanni, tu ci presenterai due piatti abbinati chiaramente con il prosecco, sì. Almeno in questo caso c'è il prosecco. Qui c'è un qualcosa di speciale, c'è una fagianella? Esatto. Dai, come si fa? Allora, questa fagianella è fatta in saor, appunto servita con questo abbinamento tipico veneto. Normalmente si utilizzano le sardine, che sono fatti in saor, quindi riprendiamo la tradizione veneziana, però in questo caso, essendo nel Montello, appunto, zona anche di cacciatori, il fagiano l'abbiamo utilizzato per presentare questo piatto. È un piatto che facciamo da tanto tempo, in quanto che mio padre è allevatore di fagiani da tanti anni, e la carne di fagiano, essendo una carne comunque abbastanza asciutta, si presta abbastanza a essere servita con questo accompagnamento, quindi la cipolla, l'uvetta, i pinoli e l'olio, naturalmente, che è anche abbondante, in quanto il saor nasce come anche metodo di conservazione. Vero, no? Certo. Fra pochi istanti rimando Giovanni in cucina perché ci prepara il secondo piatto, okay. Però prima, per non saperne leggere né scrivere, come dicevo mio carissimo amico,
Giovanni Merlo, chi è Giovanni Merlo in cucina? Chi è questo chef? Giovanni Merlo è un ragazzo che ha iniziato ormai a 32 anni. Vabbè, sono ragazzo ancora io, ci mancherebbe. Comunque ho iniziato come per passione, non ho fatto scuola di alberghiero, ho fatto il liceo scientifico, poi mi sono laureato in dietologia, anche se poi ho preso un'altra strada e diciamo che ho deciso di far lavorare bene i dietologi, ecco. Amici cari, abbiamo percorso pochi chilometri e abbiamo raggiunto una località che si chiama Rolle di Cison di Valmarino. Con me c'è Chiara Rizzo, che è una collega, una giornalista, naturalmente la responsabile dell'ufficio stampa di questo posto che ora andiamo a presentarvi, però mi raccomando, terre, sapori e vini della Val Dobbiadene per questo appuntamento. Torniamo a parlare di grandi vini dei prosecchi del territorio. Chiara, ho detto Cison di Valmarino, Rolle di Cison di Valmarino. Mi spieghi in 30 secondi dove siamo, come, geograficamente parlando? Geograficamente siamo nel cuore della diocesi, diciamo a pochi chilometri da Val Dobbiadene, quanti sono? 18 chilometri più o meno da Val Dobbiadene, una quindicina di chilometri da San Pietro di Feletto, una quindicina di chilometri forse meno da Pieve di Soligo, quindi proprio siamo al centro, nel cuore proprio della diocesi Conegliano Val Dobbiadene Prosecco Superiore. Perfetto, immersi nei vigneti, però abbiamo raggiunto una struttura, ho detto tu sei responsabile dell'ufficio stampa, di che cosa? Allora, questa è una tenuta, diciamo, il centro nevralgico della tenuta è un eremo camaldolese del XVI secolo, completamente ristrutturato, però mantenuto, diciamo, nel suo spirito originario, quindi ancora rustico, però quel rustico chic che, insomma, è molto apprezzato dai nostri ospiti, quindi abbiamo 30 posti letto, 13 alloggi tra appartamenti e camere, e poi abbiamo questi 12 ettari di vigneti di Prosecco Superiore di OCG, più un ettaro nella zona del Cartizia a Santo Stefano di Val Dobbiadene. Hai capito, e siccome Chiara mi conosce, hai detto tu che sei un viziato, che ami però le cose buone, perché non fai un salto qui da noi a bere qualche prosecco? Certo. Hai preparato una degustazione con ben 4 tipologie. In realtà noi abbiamo 6 etichette, più una in sperimentazione, e al momento attuale, siccome i nostri vini sono molto apprezzati, diciamo che li imbottigliamo man mano, certo, perché certo, ecco, e quindi in questo momento vi faccio assaggiare innanzitutto. Allora, facciamo una degustazione al contrario. Solitamente il prosecco superiore si degusta dalla gradazione zuccherina più bassa a quella più alta. In questo caso facciamo una cosa un po' insolita, vi faccio assaggiare prima il nostro Cartizze Extra Dry di DD Vendemmia 2014, che proviene appunto dall'ettaro di vigneti aziendali in località Santo Stefano di Val Dobbiadene, e successivamente passeremo, insomma, alle peculiarità poi della nostra azienda, che non ama particolarmente lo zucchero. Come vi ho preannunciato, amici cari, ancora sorprese, ancora tante belle notizie da portare nelle vostre case. Siamo rimasti nel comprensorio territoriale del comune di San Pietro di Feletto. Dico bene, qui siamo sempre a San Pietro. E questa signora a mio fianco è Emanuela Perenzin. Dico bene? Certo. Allora, qui c'è una storia, possiamo dire dell'altro secolo, una storia veramente importante. Ormai sì. Grandi formaggi, grande caseificio. Qualche istante iniziamo a raccontare la storia che parte dai primi del Novecento. Allora, io rappresento la quarta generazione e si parla proprio primi del Novecento, probabilmente anche forse fine Ottocento. È iniziato mio bisnonno assieme ai figli e adesso ci troviamo ad essere comunque un'azienda familiare, perché siamo soci io e mio marito, e i nostri figli Erika e Matteo sono già in azienda con noi. Latteria, siamo in un punto di stagionatura, che cosa produciamo e con che cosa lo produciamo? Allora, noi lavoriamo 3 tipi di latte di capra, latte di bufala e latte di vacca.
Facciamo dei formaggi particolari, dei formaggi affinati, dei formaggi speciali, un unico prodotto a tre latti, con i tre latti assieme, e gli altri sono tutti in purezza, quindi o capra, o vacca, o bufala. Completiamo in bellezza, il mercato si evolve, bisogna fare anche del marketing. Pensiamo a un'evoluzione della ristorazione, ristorante, cisbar, un'attività parallela a già quella ampia del caseificio. Sì, ci siamo inventati per il nostro ristorante, negozio, cisbar, che in realtà è nato dall'idea di fare una sala di degustazione semplicemente per accogliere il turista. Il risultato finale invece è un posto dove il formaggio viene affrontato a 360 gradi, quindi si va dalla produzione alla trasformazione, che si possono chiaramente visitare, all'acquisto, alla degustazione semplice in un tagliere di formaggi e anche all'elaborazione in una cucina di un ristorante.